Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, siamo quasi a livello 50, mi manca proprio poco. E quindi volevo mettere, poi quando succederà fra pochi secondi, la punto di costituzione, ci manca ancora tanto. La statuetta la prenderemo molto più avanti. Anche perché la costituzione a un certo punto mi servirà parecchio, perché cominciano a farci tanto dolore fisico. Non vorrei morire. Ma questo che... Ah, la risonanza magnetica. Va bene. Andiamo a vedere qua cosa c'è. Un olonastro. Con me non ci capisco un cazzo. Ok. Sentiamo l'olonastro e vediamo cosa ci dice. Via, via. Wayne, affido questo messaggio a Marcy nel caso tu venga a cercarmi. Anche se prego che tu non lo faccia. Vabbè. I militari hanno occupato l'ospedale e in città è andato tutto a rotoli. Qui le cose... vanno molto male, Wayne. La gente muore e spesso possiamo solo restare a guardare, dando solo qualche parola di conforto. Un'infermiera ha detto di aver sentito te e gli altri trasmettere un segnale radio. Non so se è vero, se tu sei ancora là fuori, ma abbiamo una via d'uscita e la userò per venire a cercarti. E qual è? Poteva darmi delle informazioni riguardo il luoco. Una brutta storia. Ok, abbiamo trovato dove andare. Prendiamo la nostra armatura atomica, se no me la dimentico qua e non è bello. Andiamo di sopra. Stiamo avvicinandoci sempre di più all'obiettivo. Stiamo salendo. Ci danno mossica. E quindi sì, sono contento. Ok. Allora, io ho dei problemi evidenti di cibo. Vediamo un po'. Perfetto. Oddio, dove sono finito? Di qua. Andiamo di qua. Qua abbiamo visto già che non c'era niente. E qua possiamo andarci. Perfetto. Vediamo un po' l'ascensore. Ma mi tieni l'ascensore con questo peso? Mamma mia. Ok. Manca solo la testa e l'elmo, ma pazienza. Carichiamo. Siamo già carichi. Quante munizioni abbiamo? 3.007. 2.009. 9.000. 13.000, penso che 13.000 siano più che sufficienti per tutto il gioco. Vediamo un po'. Saliamo parecchio però, non è male. Quindi dovremmo essere praticamente arrivati, in teoria. Vediamo un po'. Se non siamo arrivati qua, poco ci manca. Vediamo un po'. Dovresti concentrarti su oggetti più utili. Tipo? A portare tutta quella robaccia ti si spezzerà la schiena. Ma non penso, grazie alla mod che ho messo, non dovrebbe succedere. Però non si sa mai. E ho visto il posto. Oh! Però io cercavo quel posto dove c'era quello effettivamente. Ma lì c'è la USS. Quel posto dove c'era effettivamente. Oh, qui ci siamo venuti l'altra volta. Cavolo, è proprio uno attaccato all'altro, eh? Dove quel luogo dove si era schiantato. E non lo vedo. Vabbè, intanto mettiamolo. Perfetto. Stavo cercando quel luogo dove si era schiantato quel vertibro, ti ricordate? Ed era qui. Strano. Non lo vedo. Proviamo a scendere. Tanto ormai siamo arrivati e il luogo è questo. Voglio vedere se qui c'è magari schiantato qualcosa. Sembra ci sia nulla. Mi sono confuso. Strano. Oddio, mi stanno attaccando. Chi sarà mai? Oh, ma salve. Oh, ma sei fatto male. Accidenti. E adesso? Oh, ma cazzo, sei anche leggendario te. Cazzo, non è neanche buttato. Bene, adesso speriamo che sia l'arma quella che più mi piace. No, quel cazzo mi ha risposto. Aumenta la resistenza ai danni dell'energia quando è più bassa. Ma io devo sempre essere bagattato per far funzionare certi item. Non lo so. Certi item. Non mi dire che l'Hub 360... Sala del telegrafo! Oh, ma ciò, io qua non ci sono mai venuto, Vediamo cosa c'è la sala del telegrafo, non si sa mai. Allora, questa l'abbiamo felicemente fatta. Sono felicemente contento. Ma io questo coso dove... Eccolo, era lì! E noi siamo venuti da lì. Quindi... O era l'altra porta? No, perché era in alto. Quindi io dovevo buttarmi da là. Allora... Faccio un taglio, salvo da qua, perché voglio fare quella prova, perché se è inutile
non mi serve a niente, quindi a dopo. E niente, si era semplicemente schiantato, non era accessibile da nessun luogo e quindi ci sono solo camminato sopra. Oh, salve, lei è? Caricare! Proprio, è una donna. Cioè, ma siete forti, cavolo, Ho detto, ma nessuno? Che siete tanto forti? Sono Gunner, ma cavolo, hanno tutti gli super armamenti mentali. Vediamo un po' cosa c'è di buono, perché io mi aspetto qualcosa di buono. È una zona nuova che non conosciamo e qualcuno ci spara. Sì. Sono d'accordo, per il divertimento. Adesso piano piano non tutto la bomba, no grazie. Scusi, lei dovrebbe volerci un secondo. Entrare in società con le pompe funebri. Beh, sarebbe una buona cosa di sti tempi del 2077, che cazzo è? Dove voglio arrivare. Sì, ho capito benissimo. Del 2077, del 2097, vi ricordo, dove non c'è legge, non c'è niente, sarebbe ottimo per una fonte di guadagno quasi infinita. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo fatto, lì non siamo andati. Tanto l'armatura atomica non è un problema, visto che abbiamo praticamente il carburante quasi finito, perché abbiamo un sacco di celle che non ho mai usato, quindi sì. Oh, la carne, oh, ma questa sta dando fuoco, no, fumo. Altra carne che non so se prenderò, che mi ha fatto prendere, e quelle sono chili e chili di carne. Ok, perfetto. Oh, giocato meccanico alieno ci serve per fare i potenziamenti, ed è anche raro. Ok, possiamo andare di sopra. È belli, ha preso la cartellina, cavolo. Allora, di qui siamo venuti, ne sono abbastanza sicuro. Qui non possiamo andare, di qua abbiamo ucciso lui, possiamo andare di qua. Andiamo e vediamo dove andiamo. Arriva. Oh, i gettoni della metropolitana, non ho capito ancora dove usarli. Ho giocato 50.000 volte questo gioco, ma ancora non li ho capiti. Dove si possono usare come valuta, ammesso che si possono usare a sto punto. Salve! È stato molto piacevole vederla. Media. No. Accidenti. La farò. Dai. Ok, vediamo, solite munizioni, la solita arma. Non c'è scatola di sigari, qualcosa in più ce l'ha messo. Anche i sigari, cioè, scatola di sigari già ce ne sono di più. Considerata la tua abilità, ricordami che devo mostrarti un paio di costi. Di costole o di cose? Ok, questa l'abbiamo preso. Non ho visto. Scatola. Non ho ancora visto. Che cazzo è questo? Una rivista. E a quanto pare siamo arrivati a capolinea, eh? No, ovviamente no, dobbiamo andare ancora sopra. Però ho paura che non ci sia nulla. Meno che non mi nasconda qualcosa. No, purtroppo non c'è niente. Io ci speravo tanto. Ho detto magari una rivistina così, anche poco utile, però comunque sempre piacevole. Non c'è stata. Va bene, possiamo uscire a sto punto. E ci vediamo fra poco. Ed eccoci di ritorno dai Railroad, della quartiere generale. Vediamo un po' di poter prendere un'altra quest, perché una quest ci potrà... Inviato un olonastro e boom! Tutto risolto. È stato spaventoso. Sì. Dicevo, ci inviavano in un posto dove c'è una rivista che mi interessava prendere, se ci dà quella parabola di quest. Oh, adesso la fa con molta più calma. Una volta è schizzato in aria. E vediamo un po'. C'è qualcosa? Si sono rifatti? No, col cazzo. Un'altra mila posizionata e altri dati in arrivo. Conosco un altro edificio che potrebbe avere bisogno di una mila. Perfetto. Siamo aperti, se hai bisogno di qualcosa. No, non ho proprio bisogno di niente. Vediamo un po', adesso andiamo anche da Pam, che per carità. Però vediamo un po' questo posto. È un posto qua, vicino alla US. Ma sono tutti vicini? Cioè, vi ricordate che la vedevamo da lontano questa? E quindi un altro posto vicino, sono tutti proprio lì due passi, accidente accidentasso. Ed eccoci qua, vediamo dove dobbiamo andare esattamente, 39 in alto. Però anche, cioè, è in alto, cioè, quello è logico, ma è verso qua. Quindi questo edificio, oh, qui si apre, magari possiamo far prima, vediamo. Accidenti. Ah, ho fatto un livello, devo mettere il punto, come tanto lo metterò in costituzione. Fantastico. 33. È questo l'edificio. Chi è? Oh, salve, scusate. Oh, ma te. È questo l'edificio. Perfetto. Vediamo se è questo. Non mi dice di tornare indietro. Oddio.
Cioè, in teoria me lo dice, però io qua non ci sono mai entrato, quindi una visitina veloce veloce la fare. È tutto brustigato qua, però ci detti. Oh, i miei funghi preferiti. Eccoli qua. Altri funghi preferiti, li faccio la julienne, così meno, sono più buoni. Stavo scherzando. Però non è detto che non possa salire lo stesso, magari ci arrivo vicino. Vicino vicino. E quindi non sarebbe male. Questo è apri porta media, ma l'apriamo, sarà un cesso, sicuramente. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sì. E infatti un cesso con dentro, beh, un po' di roba. Scusate, tosse. Eccomi qua. E io voglio provare lo stesso, non ci sono mai venuto, quindi un po' di curiosità ce l'ho. Visto che possiamo, sfruttiamo l'occasione di poter girare. Tanto abbiamo già visto che c'è un exit, che a volte esplorare può portare qualcosa di buono. Oh, interessante. Difficile, ce la facciamo, Vediamo un po'. Bene. Confitta. Guardi alla porta. Sblocca porta. Dimmi che c'è qualcosa di raro. Adesso devi aspettare un po', perché queste porte ci mettono un po'. Ah, apri. Scusate. Ok. Madonna. È proprio una porta esagerata questa. Mamma mia. Ma è incredibile. Chi l'avrebbe detto, la curiosità cosa porta questo gioco, Niente. Andiamo di qua. Oh, beh, ce l'abbiamo fatta bene. Sì. Eh beh, in effetti la cosa mi interessa parecchio. Giocate gli alieni anche. Oh, cavolo. Fantastica. Perfetto. Ah, non sono giocato gli alieni, sono sbagliato. Qui c'è qualcosa. Qui c'è il denaro più bellico. E alla fine non c'era niente. Per carità, cioè, no, che faccia schifo. Però, dai, non so, qualcosa, una rivista, un qualcosina poteva esserci qui dentro, una cassa forte di questo calibro, tutti i documenti. Ma che cazzo te li fai questi documenti dati a male? Per carità, non ci sputo sopra, però vabbè, è stato piacevole come cosa. Andiamo pure avanti. No, l'uscita no, perché oddio, potremmo essere a due passi con quell'uscita lì, per carità. Ma quante casse forti che ci sono qua. Ok, vediamo un po'. Denti. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Oh, una 10 mm. Da un po' che non la trovavamo in una cassaforte. Ok, protector non mi interessa. Ascensore. Quale dei due ci porta su? Quale dei due ci porta giù? Boh, va a capì. Ok, questo sembrerebbe che salga. Io ho bisogno di mangiare. Assolutamente, proprio. Allora, questo mi interessa. Eccolo, psycho, no, l'oggetto mi interessa. Patatine mi interessa. Pasta alimentare. Ne ho tanta. Quindi la mangio. Bene, dai, sono soddisfatto. Stiamo salendo tantissimo. Secondo me siamo a due passi lo stesso. Perché comunque non eravamo lontani, lontani, dal posto. Certo che saliamo parecchio, Se avessi la matura atomica magari potevi provare un salto, ma ormai l'ho posata. Ok, siamo arrivati. Mi era preso un colpo. Oh, salve, lei è? Mi dispiace, ma è andata così. Vabbè. 10 mm, 10 proiettili, patatine, scodella e tanti saluti. Ho trovato qualcosa di interessante? Forse sì. Però siamo scesi, non saliti. E questa porta è inquietante. Vabbè, siamo scesi, non saliti. E siamo al piano terra. E comunque 40, 39. Può darsi che sia il... Aspettate. A questo punto voglio vedere dove portava l'altro ascensore. Ok, questo fa salire. Bene, meglio così. E in teoria dice che... Va a capire questo segnalino come funziona. Allora, di qua. E saliamo ancora. Qui usciamo. Ho capito. Ok, ci siamo. Però vicino alla USS siamo arrivati. E come alla fine avevo ragione io. Si doveva passare di qua. Vedete che seguire le istruzioni di quel cazzo di coso fa cacare e non sarebbe servito a niente. Alla fine avrei girato come un deficiente per poi scoprire che dovevo venire qua. Ma alla fine li abbiamo fatti dopo tutti gli edifici. Quello, questo. Vabbè, questa è l'USS, per carità. E non mi parte la quest, sennò sarebbe anche bello continuarla.
Ok. Fatto. Vai la porta dopo. Che cavolo. Vabbè, adesso andiamo a fare il rapporto. E poi vediamo cosa ci dice. Spero mi dia quella quest che finalmente ci dà la rivista. Eccoci qua, siamo a destinazione. Adesso andiamo a... Abbiamo parecchi sintetici in ballo al momento. Questo sì. Rende la situazione molto pericolosa. Non vedo l'ora di vederle. Allora, Tom, dove sei? Qua? Qui? Qui? Eccoti. Tutti sostengono che ci vado giù troppo pesante con le droghe. La verità è che tengo gli occhi ben aperti. Non sono cieco. Ma quasi. Ehi, tu continua a posizionare le mila e io continuerò a pagarti. Se ti interessa, avrei bisogno di sistemare altre mila. Non fa una piega. Ma se sei qui per vedere le mie ultime creazioni, accomodati. Non ci penso proprio. Tu mi dici niente? Ok. Vediamo di mettere questo livello che dicevo in costituzione. Volevo metterlo qua, ma se vogliamo prendere la statuetta... vediamo quanta vita abbiamo adesso, per curiosità. Abbiamo PS, non me lo dice. Abbiamo 385 PS massimi. Vediamo un po'. Da 385 a 415 non è male, eh. Cavoli. 30 punti. 30 punti. Beh, 30 punti è di tutto rispetto. E finalmente possiamo dopo accedere, ma adesso lo farò poi, a questo talento. Questo, che è molto interessante. Ma anche un'altra cosa è interessante. E non mi ricordo qual è, scusate, vi faccio perdere tempo, lo so. Ma ce n'era uno che mi dava una cosa molto interessante, che adesso non ricordo quale sia. Mi sembra quello del... questo. Due alla percezione. Cazzo, sei buono, ragazzi. Cioè devo usare due punti, però abbiamo due percezioni in più. In più uno ci dà il percorso ai test, perdere, che manca ancora un'ora alla fine del mio turno. Mi fa tanto piacere. Va bene, vediamo dov'è sto posto, sperando che non sia sempre attaccato al culo lì. Sembrerebbe in un edificio specifico, finalmente, almeno capiamo dove dobbiamo andare. E ci vediamo fra poco. Ed eccoci arrivati, ragazzi, dove c'era Silver Shroud, credo. Di ricordare così. Sì, più o meno. No, non era quello, ma non importa. Adesso qui ci divertiamo. Qui c'era una bomba una volta. Ecco qua, è qui. Puoi andare là un attimo, Deacon? Vieni, Deacon. Ritengo occupati. Sì. Cos'è che mi tieni occupato te? Il bagno mi terrai occupato. Vieni qua, occupati di questo. Questi sono proprio a livello basico, Ok. Così sembra facile. Non li apro neanche. La tua fine. Mi hai sentito? No, però se proprio vuoi, insisti. Possiamo provare qualcosa. Vediamo se c'è qualcuno. Ciao. Un piacere. Vediamo un po' se c'è qualcosa di buono. Sì. Salve, lei è... Le munizioni costano. Non possiamo pagare. Sì, l'unica cosa che mi interessava di brutto era questo. Ed era questo, perché faccio i punti. E poi per il resto possiamo andare tranquillamente su. Tanto questo è uno di livello 10, mi sembra. Proprio una roba bassa, bassa. E siamo a posto. Bene. Infatti, dietro di te. Pensarci bene. Dovrei mettere un paio di altre serrature al mio armadietto. Dio, te le scassino tutto. Fantastico. Ok, altri punti. So che sono pochi, però sono gratis. E quindi possiamo andare di sopra senza ci siano i problemi. Mi piace tanto. Eppure lo sai che a me piacciono quelle lunghe giornate indolenti e noiose. Dici? Aspetta. Sei mio. Cos'è? Che finisher. Finish him. Finish shot tutto. Allora, questo non l'abbiamo fatta perché era arduo al tempo. Adesso lo vorrei proprio vedere. Sì. Ce la facciamo, non preoccupate. E se trovo il giro, ok. Accidenti. Affanculo. Era proprio un frame. E poi ho allargato la possibilità, se no. Vediamo quello di qua. Quello di là. Quello di qua. Vaffanculo. Mi è scivolato il dito. Bisognerebbe farlo con un po' più di calma. Allora, ce la faccio, Le ho sempre aperte. Ok, proviamo un pelo di qua. No, un pelo ancora. No, ancora un pelo. Allora, di qua. Ok. Mamma mia, che fatica.
Da dove? Sì, da cose carine, per carità. Ok, siamo arrivati in pratica, proprio due passi. Ed ecco che dove abbiamo preso la tartaruga lì, la falena. Accidenti! Cioè, dovrei prendere un altro talento nella scassinamento, così non mi sono proprio le forcine, ma dopo... Fantastico. Diciamo, ah, veramente a collezionare una esagerazione. Bene, ci siamo. Questi si saranno rimessi, probabilmente sì. Con lo socchiotto. E prendiamo, tanto sono cose che comunque possono servire. Dovremmo andare di qua. E abbiamo fatto anche questa. Perfetto. Spero che la prossima sia quella che dicevo, perché mi serve quella rivista. Andiamo pure ad Airy Road, tanto si fa presto. Caricamento veloce. E vediamo se c'è qualcosa di particolare. Se è una zona noiosa, andiamo a fare la quest, giusto per variare, di Mila. Prego il Dio che l'istituto non ci trovi qui. Ma tu almeno ti sei inchiodato qua perché la tua capoccia non si stacca? Oppure ti piace star lì? Non ho capito. Vabbè. Tom? Dove sei? Sta succedendo molto più di quello che sei, fidati. Sì. Il mondo qui, è un posto pericoloso. Ehi, vedo che hai sistemato un altro dei miei giocattoli. Non vedo l'ora di ricevere quei dati. Se hai tempo, ho trovato un altro punto di rilevamento. Oppure ok, potremmo fare un po' di shopping. No, 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 per carità. Vediamo un po' dov'è. Speriamo che ci vuole dita. Spero sia vicino a Diamond City, perché non voglio andare a Diamond City adesso. Perché devo fare tante altre cose prima. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qua, con il teletrasporto. Per questo video è tutto. Io vi invito come al solito, lasciate un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.